Allora, un incontro prefissato per discutere di quelli che sono i problemi ambientali con la regione al Ghisa. Com'è andata? Che cosa avete fatto? Quali sono stati poi i risultati? Siamo andati lì, abbiamo chiesto un appuntamento per capire quello che era il punto della situazione su quella vicenda ormai nemmeno più decennale ma ventennale direi, e siamo giunti a una conclusione che c'è la necessità di un tavolo tecnico. Questo tavolo tecnico è stato convocato per il 2 di luglio, mi sono sentito proprio mezz'ora fa e mi hanno detto che oggi partiva questa convocazione del tavolo tecnico, e quindi vedremo quello che c'è da fare, perché abbiamo assolutamente intenzione di addivenire a una soluzione. Ci hanno già anticipato che non è facile perché i quattrini necessari sono notevoli come quantità, però è chiaro che noi vogliamo assolutamente addivenire una soluzione. Certamente, anche se non dovesse essere immediata la soluzione, quantomeno nelle more della messa della risoluzione del problema, che è la bonifica, una messa in sicurezza con dei teli, con qualcosa, insomma, di quella roba secondo me i cittadini di Lucera ne hanno respirata già tanta, già troppa, ed è ora che non se ne respiri più. Quindi è difficile poi spostarla, come qualcuno parlava, in 4 e 4-8, insomma. Beh, io ritengo che sia stata una, non lo so, un'uscita insomma assolutamente improbabile. Se ci fosse questa possibilità da parte di qualcuno di spostarli, io sono pronto a firmare qualsiasi carta per affidargli questo compito, non avrei alcuna difficoltà, ma lo sappiamo tutti che non è possibile né tecnicamente né legalmente in alcun modo. Però se ci dovesse essere qualcuno che è disposta ad eliminare quel problema, beh, ben venga, sarei assolutamente il primo ad auspicare questa cosa qua, però so che non è possibile. Senta, i temi dell'ambiente sono tanti, lei è stato uno di quelli anche che si è battuto per la cosiddetta puzza tra virgolette, che ogni tanto ritorna a galla. Foggia preparerà con il movimento dei grillini anche una sottoscrizione di firme, però non è solo lì il problema, perché comunque il comune qualche tempo fa prese anche in esame e ci fu anche dei rilievi con il famoso naso elettronico. Ecco, l'amministrazione allora cosa farà, cosa può fare anche su quel settore puzza e non solo, perché poi ci sono stati rilevati più odori diversi. Esattamente, e noi abbiamo un'idea, lo avevamo già fatto quando eravamo all'opposizione nel Consiglio Comunale, la proposta di un ordine del giorno per l'acquisizione da parte di un naso elettronico che potesse individuare i responsabili di quelle puzze, quindi di tutte quante le puzze, e trovare la soluzione. Chiaro è che i cittadini di Lucera non dovranno e non potranno subire le angherie che sono state subite negli scorsi anni. Aggiungo ancora che nessuno vuole puntare il fucile o la pistola alla tempia di nessuno, perché se ci dovesse essere un qualche incidente sporadico è chiaro che nessuno ne vuole fare una questione di principio, però è chiaro che devono essere messe tutte le precauzioni, devono essere messe tutte le sicurezze che possano impedire un ripetersi delle esalazioni quasi costante, quasi quotidiano, perché se no noi interverremo bruscamente e duramente, perché nel caso in cui accertassimo le responsabilità, di chi sono le responsabilità, e non si fa nulla per eliminarlo, per mitigarle, per fare qualsiasi cosa, noi siamo disposti ad arrivare anche alle ordinanze di chiusura. Noi non abbiamo mezzi termini. Rispetto, se si vuole rispetto si deve dare rispetto, quindi se ci vuole collaborazione siamo disposti a dare la massima collaborazione. Ci dicessero cos'è che vogliono per risolvere il problema, ma è chiaro che noi non saremo disposti a subirle queste cose qua così passivamente, così come è stato fatto in questi anni.